Amici amiche di Andrew Channel, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4. Credo alla Civilization. È successo un casino. È successo un casino nello scorso episodio. Per questo motivo pubblicherò lo scorso episodio, ma soltanto l'audio. Anzi, per questo è il motivo per cui l'ho pubblicato, ma il problema, ragazzi, non ci posso credere. OBS non mi ha registrato il video e me ne sono accorto solo 17-18 minuti dopo l'inizio della registrazione. Non è successo niente di straordinario nello scorso episodio, ma abbiamo integrato completamente la Francia. Scusate se è poco, ma qui non abbiamo neanche. Cioè, vabbè. Abbiamo integrato completamente la Francia, signori, e la cosa cioè, mi dispiace molto perché ho mancato praticamente di farvelo vedere. Che cosa ho fatto nello scorso episodio? Ho consolidato moltissimo il mio potere. Ho reclutato 962.000 uomini. Adesso io ho 962.000 uomini, ho quasi 1 milione. Ho un trade commerciale di 853 e sono in guerra contro la Germania, il Brandeburgo, l'Austria, eccetera. Io sono allibito perché veramente ero convinto di tutta tranquillità, di poter registrare senza nessun problema, invece è andata così. Sono i problemi del giocare in Ironman, non posso tornare indietro e riregistrare, ovviamente, e quindi niente, il problema me lo te. Cioè, cucù, finisce così. Abbiamo perso un episodio importante. Niente, è il 1812. Fortunatamente la serie, cioè, non è finita qui. Altrimenti veramente mi strapperei i capelli. Prendiamo anche il nostro erede e lo mettiamo a guidare gli eserciti. Adesso abbiamo il nostro sovrano di 47 anni, il nostro erede di 27 che sono in guerra, l'ultima grande volata finale. A questo punto diventiamo anche difensori della fede. E attiviamo tutte le policy. Novgorod, aspettiamo tutte le policy militari. Attrition per i nemici. Ok, vediamo se avevo questo che mi dava di reputation. Che scemo, potevo. Avevo più uno di reputation e più uno di reputation e non me ne sono accorto. Me ne accorgo solo adesso. Ma ci rendiamo conto, potevo andare alla Francia molto prima. Non sarebbe cambiato granché, va bene, però. Fort defense e meno war exhaust in avanti. E se parliamo di. Ok, advisor. Ok, buono così. Sono abbastanza triste. Ma sono cazzi miei, nel senso che dovevo pensarci prima. Va bene, dai. Allora, dobbiamo far capitolare l'Austria. Dobbiamo far capitolare. Ovviamente, Borgogna. Dobbiamo far capitolare i tedeschi e i polacchi. E ora vedo che i polacchi hanno portato gran parte dei loro uomini. Anche Curland è in guerra contro di me. Sì. Quindi dobbiamo cercare di sconfiggere. Perché questa volta non abbiamo alleati che ci aiutano. Ok, abbiamo i russi. Però non è la stessa cosa. No, i russi sono Novgorod, chiedo venia. Ok, proviamo a schiacciare il nemico come si può. Attaccando le forze polacche. Abbiamo quasi 1 milione di uomini. E dobbiamo cercare di farci valere come si, cioè, al massimo. Tanto qui vedete. Chi si fa carivellare di colpi? Ok, qui abbiamo 117 polacchi. Potrebbe essere una buona cosa portare più uomini ad est. La coalizione nemica in totale ha 214, 56, 140, noi abbiamo quasi il triplo degli uomini. E la cosa sicuramente gioca a nostro vantaggio, però attenzione, attenzione, perché cioè, non è tutto così scontato. Ad esempio, qui avevo
40.000 uomini che mi sono stati fatti fuori, secondo me. Perché non li vedo più. No. Chissà dove cavolo sono. Dovevano andare a Braunschweig, ma magari li ho mossi per sbaglio? Boh, chi lo sa. Intanto cerchiamo di abbattere gli austriaci. Adesso scusate, ma vado a controllare fuori, ecco, la registrazione partita questa volta, perché che delusione gigante, mamma mia. Veramente delusione gigante. Chi è che vuole un diritto di passaggio? La Boemia? Perché sono in guerra contro gli austriaci, certo che lo concediamo. 74 al development di Cork. E qui abbiamo i polacchi che hanno 117.000 uomini. Proviamo ad attaccarli con il nostro Tad IV Fitzgerald che ha 3 stelle. È un 3 stelle versus 3 stelle. Sono curiosissimo di vedere come va a finire. E a Braunschweig ci hanno fatto il culo a quadretti. Ok. Desmond prende una crossing penalty, seriamente? Vediamo la differenza di qualità da questa battaglia. 114-123, 9-7 contro 9-3 e loro hanno molto più tattica di noi perché probabilmente hanno una tech militare superiore. No, non so come mai, idee probabilmente. Per farla breve, la Polonia è in vantaggio. Decisamente in vantaggio, ritirata tattica, strategica. E andremo avanti. Intanto a Malindi abbiamo gli zeloti che rompono gli zebedei. In Austria stiamo andando alla grande, in Borgogna stiamo andando abbastanza bene, in Germania abbiamo fatto pietà, però dobbiamo aspettare che i tedeschi escano allo scoperto e poi andiamo noi a spezzare loro le corna. Nel frattempo abbiamo terminato anche l'integrazione di Novgorod, fermi tutti, Desmond. Western Europe ha un bel pezzetto di Russia, davvero un bel pezzetto. Anche se forse a noi conviene a questo punto far sì che tedeschi e polacchi si spingano in Russia e prendano danni da logoramento notevoli, no? È un'idea perché tutto sommato non è che ci frega di perdere quei territori. Dai, ci sta. Mi piace questa idea. Intanto, l'esercito. No, no, sta succedendo un'altra di quelle porcate da intelligenza demente artificiale. Microesercita 1.000 uomini che da Cork partono per la Germania, ma vaffanculo, Paradox. 10 DLC e avete l'intelligenza artificiale nei trasporti che fa pietà. 10 DLC. Del prezzo di 5.000 euro l'uno. E poi quando c'è da imbarcare delle truppe, manco le navi manco si consolidano, ma vaffanculo. Così, la chiudiamo qui questa. Chiudiamo così questo gameplay di Paradox, perché mi sembra il caso. Di Europa Universalis, è proprio il caso, guarda. Anche Liege ci hanno rotto il culo, ma vaffanbagno. Vaffanbagno veramente. Fermi, fermi, fermi. Questi con 57.000 uomini praticamente. Mi distruggono, mi annichiliscono. Cioè, alla fine, in questo gioco, se uno vuole stravincere, non può fare delle partite un po' carine con delle idee. Cioè, deve prendere le nazioni che hanno la qualità militare e sbloccare tutto quel merdosissimo albero di qualità offensive e vaffanculo. Questo bisogna fare, basta. Io adesso prendo un 3 stelle. Col doppio degli uomini provo ad attaccarli, questi somari maledetti e vigliacchi. No, adesso dove cazzo andate?
Ma che pezzi di cacca. Orrendi. Niente, li ho persi. Eccoli qui. Allora, altri uomini da queste parti non ne ho. Fatemi vedere dove sono. Tipo sti. Questi li portiamo tutti in Germania adesso. Speriamo che funzioni, guarda, perché mi sono rotto le palle. Proviamo ad attaccare l'esercito tedesco che è fermo ad Amburgo. Il problema è che se mettono insieme anche l'esercito di Treviri è un problema effettivamente. Tanto aspettiamo che salgano gli altri. Ok. Ho la tecnologia Diplo, va bene, siamo avanti di 6 anni. Non mi interessa perché, ripeto, questa tecnologia non è il caso. Devi sbloccarla, non è un problema. Ok, quando ci siamo. Buono. A Mantova abbiamo perso. Gli austriaci stanno. Gli austriaci stanno attaccando. Poi tornate a casa, poi tornate immediatamente a Genova. Cazzo, a Roma avevo 40.000 uomini, gli Alicante Corps se non li avevo notati. Molto male. Intanto in Brandeburgo, finalmente una battaglia l'abbiamo vinta, no? Cazzo. Ma stai scherzando? Vai, vai a Rostock. Ma chi sta andando? Sei scemo tu. Ok, perfetto. Perfetto. Adesso iniziamo a rompere un po' le scatole ai tedeschi. Qui vorrei che Genova cadesse, così magari riesco anche a buttare l'Austria fuori da questa guerra. Ok. No, Ligurien è caduta. Ligurien. Giusto perché voglio prendermi qualche dislike. Maledetti austriaci. Maledettissimi. Ok, top. Intanto vedo, ecco infatti, immaginavo che i polacchi stessero prendendo attrition a go-go e io li lascio fare. Questi in dove vanno? A Mailand. Mailand, oh! No, vanno a Cremona. 8 marzo, festa della donna. E per la festa della donna attacchiamo gli austriaci a Milano e prendiamo in quel posto. La prendiamo in quel posto di brutto, 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 cazzo. Occhio, occhio che prendo tre battaglie, ecco. Perdo tre battaglie consecutive. Tanto sono somaro. Andate ad Amburgo, vi supplico. No! Ma che cazzo! Ma dai! E adesso li attacco. Cioè il fatto che noi siamo soverchianti nei loro confronti, ma loro comunque sono forti, qualitativamente buoni. È la prima volta che arrivo nella fase finale della partita, così particolare.
Nel senso che è veramente, cioè sono l'Unione Sovietica del mondo. Niente, adesso iniziamo a riscendere con gli altri 100.000 uomini dalla Russia e cerchiamo di ritornare a spingere in Polonia. E se Braunschweig cadesse io sarei anche felice, però. Grandissimi, così mi piacciono. Adesso voglio vedere 150.000 uomini contro 35.000 come finisce. Veramente? Perfetto. Quindi li mettiamo tutti insieme appassionatamente. Gambette volanti e via. Dobbiamo andare a difendere Berlino. Dell'attacco sconsiderato delle truppe che ci hanno fatto lo squish. Merda. Merda. Ragazzi, io come tutti in tutte le serie, ma proprio tutte, chiudo con una guerra che non ha né capo né coda, che non ha letteralmente senso. Tutte le serie vanno così, eh. Tutte le benedettissime serie. A me chi lo fa fare? Chiudiamo sta roba per favore. Chiudiamo sta roba perché mi sono rotto le scatole. E vabbè. Mi sono rotto le scatole di fare guerre che non hanno assolutamente senso. È il 1814. Possiamo ritirarci, goderci la nostra pensione di anzianità in santa pace. Per favore, vi supplico. Ok. Uff. Io veramente questo lo voglio considerare l'ultimo episodio della serie. E lo sarà. Poi ci guarderemo il nostro. La nostra line, ma vediamo se siamo bravi a portare Desmond ancora un po' più in alto con i punti. Ok, come si può ovviamente senza. Cazzo, siamo a 76. Development Core che c'ha ai grattacieli. Quanti uomini posso permettermi, scusate. Sì, ecco, adesso soltanto 680.000. Quindi direi di fare delle truppe di Mercs. Vediamo. Un po' di mercenari per ripopolare un po' il nostro esercito. Se avessi giocato questa partita con metodo, cioè se questa partita l'avessi giocata con un po' più di cautela, cioè magari facendo guerre un po' più ragionate e perdendo meno tempo in Africa all'inizio, cercando di sconfiggere i miei grandi nemici, non in fase finale, ma in fase, diciamo così, in media della partita, magari avrei conquistato anche di più. Non ce l'ho fatta. Ma credo che questa sia una partita veramente la medaglia d'oro perché per tutti i motivi che vi ho detto. Partenza difficile con una monoprovincia sotto i 10 punti di sviluppo. Conquista di Gran Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Finlandia, tutta la Russia di Mosca, San Pietroburgo, la Danimarca, Toscana e Lazio, tutti i Balcani, la Grecia e soprattutto le Americhe. Ecco, una cosa che forse potremmo fare, se si può. Portogallo e Gran Bretagna, prendi la capitale Palermo. Se si può, facciamo così. Iniziamo ad attaccare la Spagna. Non tanto per la Spagna in sé, ma tanto quanto per le loro colonie, no? E questo significa che il Castiglia in Perù era già in guerra con le mie colonie. Questo è fantastico. Così almeno concludiamo questa partita con la conquista totale delle Americhe, no?
Non ho capito per quale stranissimo baco da seta io non ho... chi lo sa? Non ho colorato qui di questo colore osceno l'America. Non lo so. Cioè, ci dormirò comunque la notte, non è un problema, però... Boh. Ah, se mi guarda anche contro la Gran Bretagna, pare, no? Pare di sì. Oh, fate un po' quello che volete. Nonostante siamo a 947.000 uomini, abbiamo talmente tanti soldi che continuiamo a metterne da parte. Intanto stiamo facendo cadere Palermo. Molto bene. Ok. Tanto qui abbiamo preso non Napoli, scusate. Andiamo ad assediarla adesso, Napoli. 1817. E guarda qua chi c'è a Vienna. Furbetti del quartierino. Castiglia è diventata controllore papale adesso. Boh. Boh. Je ne sais pas. Comunque rimanete con me fino alla fine di questa partita, non annoiatevi perché ho una piccola sorpresa per voi. È una promessa. Ok, Messina poi è caduta, ottimo. Quindi adesso Palermo e Siracusa. Ok, Palermo è caduta subito. Beh, praticamente abbiamo vinto. Abbiamo vinto la guerra. Abbiamo preso la capitale, manca Napoli. Poi sì, manca tutta la costa libica. Ma non mi interessa, mi interessano soltanto le colonie. Ci sta una nuova tech? No. Il gold standard addirittura. Il gold standard. Pazzesco. No, non voglio il gold standard perché i miei punti si sa dove vanno a finire, no? Ragazzi, altro record per me personalmente. Ho portato una città a sviluppo 80. Non mi era mai capitata una cosa di questo tipo. Mai, mai. Ok. Perfetto. Non mi era mai capitata una cosa di questo genere. Non so, vogliamo far sbarcare. Che poi non sbarcano, vanno a piedi, figuriamoci. Vediamo se si può chiudere questa guerra come concedi Perù e la Plata. Sì, tutto. E vediamo. Beh, addirittura mi danno porzioni d'Italia notevoli. No, mi voglio prendere anche tutto il sud Italia, ho deciso. Visto che posso farlo agilmente, andiamo a sbarcare in Maghreb. Via. E a Sirte facciamo il primo sbarco. Passiamo alla velocità 4 perché poi mi vengono delle crisi di nervi. Sì, mi ero proprio buttato in una guerra stupida contro i tedeschi quando questa è molto più divertente e poi è bella perché ci dà Sud America e il Sud Italia che preferisco rispetto a quelle gelide terre di mangiatori di salsicce e birra in cui vivo, tra l'altro. Questo è un altro discorso.
Va bene, vediamo se adesso accettano. Non ancora, ma secondo me manca pochissimo. Ah, la Spagna mi aveva fatto un bagno. Sudafrica non mi interessa. Boom. Dai, avanti. Perfetto, già l'abbiamo caduta. Secondo me adesso ci stanno. Serve pazienza, veramente tanta anche. Facciamo un attacco ignorante. Ordiniamo un assalto frontale a questa fortezza. Abbiamo prese in modo pauroso. Una sortita che è finita malissimo. Sortita non è uno scherzo, finita male. Ok. Ah, ma continuano a farla la sortita, non ho capito. No, non è che continuano a farla, è il fatto che non ci sono più uomini, soltanto cannoni. Il che non è proprio il massimo. No, per niente, anzi. Ok. Ok, stop. Stop, 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 perché ci pigliamo tutto il sud Italia e tutto il sud America. Ta 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 ta. Ragazzi, è un peccato che per qualche bacchetto del piffero io qui non ho il colore delle... Ma forse questo non è neanche un baco, forse hanno cambiato. Non ho il colore di Desmond in America, per, come dire, sì, siamo diventati i campioni del mondo. Ma guardate che bella, Desmond Italy. Che meraviglia. Ragazzi, agosto 1819. Abbiamo veramente fatto una roba pazzesca. E qui chiudiamo quasi con, cioè, con 72.000 ducati da parte. Partita dei record. Questa è la partita dei record assoluti. Mai stato così potente con una nazione così sfigata. La prossima partita non ve la dico cosa voglio fare perché ho un'idea un po' particolare. Ma io vi avevo promesso una sorpresa. Adesso non posso tirarmi indietro. Voglio guardare questa mappa. Voglio guardarla bene perché questa è la mappa che voglio ricordarmi, signori. Sì, ci sono un po' di merdosissimi ribelli, ma non so se faccio in tempo a sistemarli. Perdonate queste macchioline nere, ma rendono un po' l'idea anche dell'approccio con cui abbiamo giocato insieme questa partita. Grazie Desmond, grazie di cuore, sei stata fantastica. Benvenuti Irlanda. E ora ragazzi, con la Irish Western Europe, i colori delle colonie rimangono identici, non cambiano. Guardate questa Europa più verde. Ragazzi, abbiamo formato l'Irlanda dell'8 dicembre del 1819. L'Europa ha un colore verde e un grande trifoglio con capitale Cork. Non so se sono cambiate le idee, no, sono rimaste le Desmondian Ideas, ma io ho voluto giocare volontariamente con Desmond perché ci tenevo veramente a fare questa impresa con Desmond. Adesso ci godiamo l'ultimo anno con i nostri irlandesi che si sistemano. Vediamo se riesco a fare un altro record. Anzi, senza il vediamo. Merckx. 1, 2, 3, 4. Dovrei averli reclutati tutti. Voglio superare il milione di uomini. Voglio superare un milione di uomini semplicemente per il gusto di dire ce l'ho fatta. E abbiamo 1.084.85.000 uomini adesso, compresi fidati
fissi e mercenari, nonostante questo abbiamo 60-70 mila ducati che continuano a salire, abbiamo il canale di Panama, abbiamo fatto veramente tante cose grandiose. Sono felicissimo, ragazzi. Sono felicissimo e l'Irlanda chiude la serie di Desmond come evoluzione spirituale di questa contea di grandi guerrieri e Cork, che è stata il faro della civiltà. Visto che i record sono fatti per essere battuti, cercherò in una prossima serie di migliorare, anche se non so se sarà fattibile, però abbiamo un 81 di sviluppo. È qualcosa di pazzesco, per me. Io parlo sempre per me, con la mia esperienza. Wow. Ovviamente, ripeto, nessun obiettivo particolare se non quello di sopravvivere. Direi che ce l'abbiamo fatta alla grande. Quindi adesso vi do appuntamento al prossimo episodio in cui lanceremo una bella timeline e ci guarderemo e ci godremo questo momento fantastico della partita di Desmond, ma questo episodio lo concludiamo guardando, come sempre, le schede. Un episodio speciale che ha superato i 30 minuti, ma è giusto così, è giusto che sia così. 1º gennaio 1821, chiudiamo, 16.626 di punti. Esercito più grande del mondo, marina più grande al mondo, nazione con più province al mondo, nazione con il maggior numero di valore delle province, nazione con il maggior numero di income, nazione con il maggior numero di trade. Ci classifichiamo primi in assoluto su tutte le posizioni, chiudiamo con tutte le idee complete. 1.085.000 uomini, divisi in mezzo milione e 18.786 fanti, 100.000 cavalieri, 462.000 artiglieri, navi leggere 666, pesanti 99, una galea 155 trasporto, manco a farlo apposta. La Gran Bretagna è al secondo posto, sembra uno scherzo del destino, eh? Io sono pronto a fare show timeline, ma adesso mi piacerebbe guardare le schermate, ma se lo faccio perdiamo la timeline. Che cosa succede se clicco qui? Chi lo sa? Lo vediamo nel prossimo episodio. Amici e amiche, grazie di cuore per essere rimasti con me in questa partita. Ci vediamo molto presto. Ogni volta che finisce un'avventura, sapete che presto ne inizia un'altra.